42 sottosegretari, 10 i viceministri, è la carica dei bracci destri eppure sinistri del governo Conte 2. Equilibrio leggermente a favore dei 5 Stelle, i gialli 21 di cui 6 viceministri, i rossi per così dire 18, 4 i vice. Ma il PD si dice soddisfatto anche perché finora era sprovvisto di avamposti a Chigi e ora piazza uno zingarettiano doc, Andrea Martella, uomo di poche parole e molta fiducia nel palazzo con la delega chiave all'editoria. Delega prima nelle mani di Vito Crimi, grillino dai tempi degli streaming. Crimi ora va al Viminale, cioè nell'ex presidio di Salvini, ad affiancare Lamorgese. Assieme a lui c'è il dem Matteo Mauri, best friend da tempo immemore di Maurizio Martina. Tra i sottosegretari riconfermato il grillino Carlo Sibilia, ricordate, definì controverso lo sbarco sulla Luna. Sbarcano sì, ma alla Farnesina come vice di Di Maio, Marina Sereni, che i dem avrebbero voluto ministra, e la grillina Emanuela Del Re, sottosegretario l'ortodosso stellato Manlio Di Stefano. Tra i notabili Laura Castelli, vice all'economia, confermata quindi dai grillini, mentre Antonio Misiani è l'uomo dei dem, sui temi finanziari ha una lunga gavetta. Il di Maiano Stefano Buffagni, che nel Totonomi duellava con Castelli, finisce al Mise, mentre Giancarlo Cancelleri, avamposto di Di Maio in Sicilia e non solo, sarà la spina nel fianco di Paola De Micheli. Stavolta i 5 Stelle selezionano nomi politici. Sui sottosegretari l'aveva preconizzato del resto giorni fa l'elevato Beppe Grillo. E Matteo Renzi? C'è la sua firma in nomi come Anna Ascani, Istruzione, Alessia Morani al Mise. Pure Ivan Scalfarotto e Simona Malpezzi sono nomi a lui vicini. Ma nella lista c'è anche il rovescio della medaglia. C'è chi dice no. Un esempio, alla giustizia il cuperliano Andrea Giorgis, uno che disse no al referendum renziano. Si segnala anche una traccia prodiana con Sandra Zampa, portavoce storica del professore, che va alla salute. Come vice di Speranza c'è però un chirurgo, un 5 Stelle, Pierpaolo Sileri. Il plotone dei gregari giura lunedì mattina. Ma attenzione, saranno poi i ministri ad assegnar loro le deleghe, perché l'abito non fa il sottosegretario.